Professor Roberto Leone, professore associato di farmacologia Università degli Studi di Verona e presidente del Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica delle province di Verona e Rovigo. A che punto siamo con la valutazione degli studi? Allora, la valutazione degli studi è una problematica molto complessa. Comitati etici sono spesso stati in questi ultimi anni additati come un elemento di ritardo nella valutazione dei protocolli di ricerca e quindi non favorendo quello che è lo sviluppo dei farmaci e della ricerca in generale. C'è una parte di verità ovviamente, ma molto dipende anche dal fatto che esistono diverse tante norme, non sempre coerenti fra di loro, spesso anche in contrasto, che noi come comitati etici comunque dobbiamo applicare e attenerci, e quindi c'è un peso sicuramente burocratico nella valutazione degli studi che speriamo si possa anche un po' alleggerire, cercando appunto di favorire la ricerca, perché i compiti dei comitati etici sono quelli in primo luogo di salvaguardare ovviamente quelli che sono i diritti dei soggetti che partecipano alla ricerca, ma in secondo luogo è anche quello di favorire la ricerca clinica, perché la ricerca clinica ha un valore etico di per sé stesso. Al quinto convegno FADOE si è parlato anche del fatto che a livello europeo viene richiesto di ridurre il numero di comitati etici. Qual è la sua opinione in tal senso? No, credo che sia corretto andare a una riduzione dei comitati etici. Sono comitati etici che valutano pochi studi, quindi francamente insomma non se ne vede una utilità. Il problema è quello, la riduzione è un primo passo ma non risolve i problemi, il problema è quello di capire come si agisce, coordinarsi meglio, avere delle regole condivise, delle norme più chiare, una semplificazione appunto, che è quello che noi speriamo che si possa attuare tramite quello che è previsto nel decreto Lorenzin.